Bianca de' Medici verrà interpretata da Aurora Ruffino in I Medici 2 ed avrà un ruolo significativo nella vita del fratello Lorenzo il Magnifico. Anche se maggiore di qualche anno, la ragazza infatti verrà cresciuta secondo i canoni medicei e l'amore per l'arte e la cultura. Nutrirà tuttavia una folle passione per Guglielmo De Pazzi, della famiglia rivale alla sua, chiedendo anche il benestare del fratello perché il loro matrimonio venga appoggiato dallo zio del futuro marito. In modo del tutto inconsapevole diventerà così l'arma di Jacopo Pazzi per colpire duramente Lorenzo da vicino. Guglielmo verrà infatti manipolato dallo zio in modo da ostacolare la crescita dei Medici, in un momento significativo per lo sviluppo di entrambi a Firenze. Bianca vivrà in un certo senso un periodo d'oro e si staccherà con il marito dagli affari economici delle rispettive famiglie, ma dovrà subire alla fine l'esilio forzato dovuto alla congiura dei Pazzi, anche se nessuno dei due avrà un ruolo attivo nell'attentato ai Medici. Aurora Ruffino è Bianca de' Medici, vita intensa ma breve. La vita di Bianca de' Medici sarà intensa quanto breve. Le sue nozze con Guglielmo de' Pazzi avverranno quando ha appena 13 anni e sarà fin da subito una madre ed una moglie devota. I primi dei 16 figli della coppia nasceranno a Firenze, prima che la loro famiglia venga costretta ad abbandonare la città per il ruolo dei Pazzi nella congiura contro Lorenzo ed il fratello Giuliano. Fra i suoi discendenti si ricordano in particolare Cosimo, che diventerà arcivescovo di Firenze nel 1508. Non esistono molte raffigurazioni di Bianca, anche se si ipotizza che la ragazza sia presente nella Madonna del Magnificat di Sandro Botticelli, dove viene raffigurata come un angelo al fianco della madre nelle vesti della Vergine. Un ritratto certo è invece presente nella Cappella dei Magi, all'intorno della scena dell'imperatore Giovanni VII Paleologo realizzata da Benozzo Gozzoli. Secondo quanto riportato da William Pritzer nel suo Games of Venus, Secular Vocal Music in the Late 400 and Early 500, la passione di Bianca per la musica era ampiamente apprezzata nella sua epoca. Tanto che Papa Pio II le chiederà nel 1460 di suonare l'organo al suo ritorno dal Concilio di Mantova. Morirà però appena quarantenne durante l'esilio ed a causa della tubercolosi, alcuni anni dopo aver chiesto alla madre Lucrezia Tornabuoni di lasciarle la piena proprietà di alcuni terreni agricoli dei Medici. La sua carriera. La carriera fiorente di Aurora Ruffino è evidente nei ruoli che le sono stati assegnati prima di interpretare Bianca nei Medici 2. Il suo debutto avviene infatti grazie al film La solitudine e dei numeri primi a soli 21 anni, dopo la formazione alla Gypsy Musical Academy presente nella sua Torino. Sarà però il ruolo di Benedetta in Questo nostro amore ad aprirle le porte al piccolo schermo e tante partecipazioni a fiction di successo, oltre che a confermarla nelle due stagioni successive del format. La troviamo infatti in Braccialetti rossi nei panni di Chris, un progetto che le ha permesso di conoscere tante persone sofferenti per via della malattia e magari confortate dallo show e dal focus sulla vita del gruppo di ragazzi protagonisti costretti in ospedale per varie patologie. Lo ha sottolineato di recente alla Vita in Diretta, dove ha voluto ringraziare anche la famiglia che le ha permesso di realizzare il suo sogno. In primo piano la zia ed i nonni materni, che in seguito alla morte della madre di Aurora decideranno di crescere i 6 figli, costretti anche dalla decisione del padre di abbandonare la famiglia.
Nessuna notizia invece per quanto riguarda la sua vita privata e amorosa, anche se le ultime notizie la vedono fidanzata da anni con un coetaneo di nome Matteo. Una news emersa tra l'altro subito dopo la conclusione di Braccialetti Rossi, quando si ipotizzava una sua relazione con il coprotagonista Carmine Buschini. Voci di corridoio poi smentite, anche se alimentate dalla volontà della giovane attrice di non accendere i riflettori su suoi affari di cuore. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.